Ciao fregoline, allora, nuovo video, per cui benvenuti nella mia nuova cucina. Allora, per iniziare, diciamo, questo video, queste nuove ricette, avevo pensato di iniziare già con qualcosa di preparato, anche perché devo ancora organizzarmi su tutti gli attrezzi, eccetera, per cui iniziamo già con il cameo, il ciobar per la preparazione e lo facciamo insieme, per cui vediamo come si preparano praticamente questi tortini al cioccolato, al cuore di cioccolato. E iniziamo in bellezza con questa preparazione. Poi ovviamente negli altri video ci saranno preparazioni proprio fatte da me. Per il momento avevo pensato di iniziare in bellezza con questo, perché l'altro video che avevo fatto con questo, però ovviamente in casa dei miei, vi è piaciuto molto, per cui ho pensato di riprovare a fare ancora questo video, ma questa volta vi dico bene bene la preparazione, come si prepara, eccetera. Per cui questo è di 4 tortini. Costa 3 euro della Cameo di Quorch Bar, che è molto buono. Ci sono già le stampini. Noi dobbiamo solo aggiungere 2 uova medie a temperatura ambiente. Per cui io direi di, prima di tutto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e un commentino qua sotto se vi piacciono queste tipologie con le cose già preparate, che ovviamente faccio anche questi. Invece, se volete seguirmi su Instagram, vi aspetto anche lì, che così sapete prima tutto su Instagram e poi su YouTube. Ok, dopo aver fatto questo, iniziamo a preparare. Ovviamente dietro ci sono le istruzioni. C'è scritto la preparazione e la cottura, in poche parole. Dentro la confezione, troviamo 230 g di miscela per l'impasto, 3 grammi di zucchero a velo e 4 stampi per prodotti da forno. Ovviamente l'avevo già fatto, sia il video e ovviamente l'ho anche già provati, per cui sono buoni e ve lo consiglio. Ogni tanto per una cosa veloce ci sta, per cui anche se costa 3 euro è già buono, perché sono, vediamo se c'è scritto quanto è, 233 grammi, per cui va bene. Iniziamo questo video e vi faccio vedere come si preparano. Allora, vediamo cosa c'è dentro nella confezione. Allora, dentro troviamo l'impasto, che è questo, e i 4 stampini, che sono questi qua. Per cui, allora, dietro ci sono le istruzioni, per cui c'è scritto di imburrare e infarinare gli stampi e poi in una terrina dobbiamo versare la miscela e aggiungere le uova a temperatura ambiente. Per cui prepariamo gli stampi, sono questi qua. E li imburriamo. Mettiamo un po' di burro. Ok, adesso imburriamo così non si appiccicano sugli stampi. Io di solito ne metto un po', così almeno si staccano facilmente. Di solito io faccio sempre così. Dopo aver fatto questo con tutti e 4 gli stampi, allora mettiamo la miscela nello sbattitore. Io ho questo. Tutta la miscela
va dentro. Poi, dopo aver messo la miscela, mettiamo le due uova, che ovviamente va mescolato per un minuto. Per cui uova, una, due. Io chiudo col coperchio. Storto come sempre e lo faccio andare per un minuto. Dato che si sono attaccati sui bordi, io con la spatolina li metto giù, così almeno posso farlo andare ancora così lo posso andare a fare altri per 30 secondi. Adesso mettiamo l'impasto degli stampi, che ovviamente è questo qua. Dunque, dopo aver fatto questo, adesso li mettiamo in forno, che c'è scritto qua, forno elettrico statico riscaldato a 240 per 8-9 minuti, se no a forno a gas riscaldato a 220. Io ho fatto quello a 240. Adesso lo sto preriscaldando e poi dopo 9 minuti li metto dentro. Adesso aspettiamo 10 minuti e le possiamo mettere nel piattino, per cui dato che bruciano dobbiamo aspettare 10 minuti. Allora, sono passati 10 minuti ed è ovviamente tiepido. Ho trovato anche lo zucchero a velo dentro alla confezione, pensavo che non c'era perché
non lo vedevo e poi alla fine l'ho trovato per la decorazione. Per cui adesso capovolgiamo, lo mettiamo nel piatto. Ovviamente con una mano non si riesce, ok, fatto, e viene così. Lo mettiamo sopra. Ok, questo è il tortino con lo zucchero a velo. Adesso proviamo a vedere se dentro si scioglie il cuore di cioccolato o viene come l'altra volta. Così lo assaggiamo insieme e vediamo com'è. Allora, direi che ha funzionato perché si scioglie, viene fuori. Adesso lo assaggiamo e vediamo com'è venuto. È buonissimo. È proprio buona. Molto buona. Per cui direi promosso. Allora, vi consiglio di comprarlo, però non sempre. Ogni tanto, però è buonissimo. È venuto molto buono, è facile da preparare anche in pochi secondi. Buono. Allora, il mio motto era cotto e cagato. Per chi mi segue da tanto sa perché, ovviamente il mio motto è così. Comunque, cotto e cagato da un bel po' che, da ormai tanti anni che non registro le ricette di cotto e cagato, ovviamente. E per chi mi segue da tanti anni lo sa che cos'è questo motto. Detto questo, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Fatemi sapere se avete altre confezioni che trovate in giro, supermercato, che volete che io provi. Io finisco di mangiare il dolce. Scusate per il casino che avete sentito in tutto il video, ma giustamente c'è sempre qualcuno che fa casino. Chi? Chi? Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta. Sempre qui, sulla mia cucina. Al prossimo video. Ciao!